Buongiorno e benvenuti in questo video. Io sono Alessia e oggi sono qua tornata con un nuovo video in cui sarà una cosa che non faccio da tipo un sacco di tempo, che sarebbe il What's in my bag. Oggi sono tornata per farvi un What's in my bag della mia borsa che porto al corso di inglese. Scusatemi se c'è il riflesso negli occhiali, ma non ci posso fare niente. Comunque, queste più o meno sono le cose che porto di solito, non ne porto tante di cose, però nemmeno poche. E per chi non lo sa, io faccio un corso di inglese e quindi appunto avevo in mente di fare questo What's My Bag, anche perché è uno dei miei video che ho fatto di più, penso, anche il Prepariamoci Insieme. È uno dei video che di solito faccio di più, però è un periodo che non lo sto facendo più, quindi ora sono tornata. Raggiungiamo i 250 like per un prossimo What's in my bag e scrivetemi qua sotto se volete la mia collezione di borse parte 2, perché la parte 1 l'ho fatta, però ho comprato vari altri zaini, borse, ok, che sono tutte lì, per questo le sto guardando, però va bene. E se la volete arriviamo a 300 like, oh mio Dio, sembrano tanti, però va bene. Per appunto il video di tutte le mie borse, quindi arrivateci, perché se no non ve lo faccio. Va bene, quindi nulla, però per un prossimo What's in my bag arriviamo a 250. Io direi di iniziare, iniziamo e vi lascio al video, buona visione. Ok ragazzi, allora la borsa in questione che di solito prendo sempre è questo qua, che è uno zainetto, che è molto molliccio, è molto morbido, comodo, tutto, e quindi è fondamentale per me, perché è più facile da mettere lì, da mettere là, e quindi è veramente una cosa fantastica questo zainetto. E l'ho aperto e ho messo tutte le cose qui davanti che appunto porto. Allora, come prima cosa che di solito metto sempre è il mio astuccio. L'astuccio io uso questo qua, anche se facciamo tutto quanto al computer, a volte io mi apprendo degli appunti perché comunque dobbiamo fare un esame alla fine di vari pezzi e quindi mi prendo degli appunti su quello che era il capitolo, eccetera. Dentro il mio astuccio, appunto, vedete che non ci sono tante cose, ma vi faccio vedere subito cosa c'è. C'è innanzitutto questa cancellina qua che ho preso da Tiger, per chi lo volesse sapere, che è a forma di rossetto, e questa qua non l'ho mai usata, quella che è nel mio astuccio della scuola l'ho usata. Poi c'è una cancellina vecchia, però va bene, che è più pratica secondo me. Poi c'è un burro di cacao perché se no mi sconcentro, infatti ora lo metto. Questa forma strana perché quest'estate si è sciolto, praticamente era così, si è sciolto e quindi ha questa forma un po', sapete, strana. Non so se si vede, comunque va bene. E c'è appunto questo burro di cacao, perché sennò io rimango lì a mangiarmi le pellicine, eccetera, e mi sconcentro, non mi piace tanto. Poi ci sono due penne, una rossa e una nera, e ce ne dovrei avere pure una blu, però non la trovo. Sempre in questa linea qui, che appunto sono penne che non ho comprato, ma ce l'avevo qui a casa, lì nella mia scrivania, perché appunto per scrivere mi serve. Poi c'è un righello. Questo qua appunto non era così, era totalmente trasparente, solo che io ho fatto questa decorazione così perché non sapevo cosa fare. In più c'è, infine c'è una matita, sempre vecchia, che era da un po' di tempo che già ce l'avevo, però va bene. Ok, e quindi questo era il contenuto di tutto il mio astuccio, era veramente poche cose, poco ma essenziale ragazzi. Inoltre a volte per non farle intrecciare, appunto porto le mie cuffiette, che le porto sempre, però porto le mie cuffiette lì dentro. Adesso le ho cambiate, prima erano delle cuffiette a forma di panda, però ora le ho cambiate. Le mie cuffiette sono queste qua, viola a zip, dello zaino Zipak, che appunto ho comprato nuovo. E scrivetemi qua sotto se volete il cosa c'è nel mio zaino. Non penso di avervelo mai detto, appunto, che avevo comprato uno zaino nuovo. Comunque queste qua sono le cuffiette, e sono veramente molto molto carine, molto molto comode anche, perché veramente le amo. In più poi abbiamo questa qua, che è una mia agendina che mi ha regalato mia cugina al suo compleanno, che è dato tipo come regaletto.
E appunto questa qua è super carina perché qua è tutto arcobaleno e a volte ci prendo un po' di appunti, proprio quello fondamentale, quando mi viene ispirazione mentre aspetto i miei genitori per qualche video, eccetera, devo sempre avere un quadernino. Poi, e questo qua ragazzi lo uso per tutte le mie borse praticamente, quindi va bene. Poi ci sono questi post-it qua che sono della BIC e me l'ha dati mia nonna perché gliel'avevano spediti, tipo che lei ha un negozio, tipo le aziende glieli spediscono e è della Flamini qua la linea, penso. E qua appunto ci sono tutti i post-it, sono normalissimi, non sono colorati, non sono niente, però va bene, mi piacciono comunque. Poi ora è vuota, ma di solito c'ho questa qua nel SSR oppure ho un portafoglio appunto vero e proprio dove ci metto dei soldi, delle monetine in modo che posso prendere magari quando aspetto mio fratello, quando aspetto mio padre, mia madre, eccetera, che mi vengono a prendere, posso prendere un tè caldo o qualcosa alla macchinetta, eccetera. Un'altra cosa che non può mai mancare è un elastico perché ragazzi veramente danno fastidio i capelli sia quando studio sia quando... Oddio, scusate il mio fratello che urla, però va bene. Sia quando studio, sia quando appunto mi sono concentrata a fare una cosa, devo per essere più concentrata, devo per forza usare un elastico, perché sennò i miei capelli vanno davanti, vanno di qua, vanno di là, poi io rimango sempre a fare questo lavoro qui, ragazzi, e poi mi sconcentro. Quindi ok, e poi abbiamo... Sì, poi abbiamo... Questa che è la mia custodia per gli occhiali, perché siccome lavoro al computer a volte mi dà fastidio gli occhiali, siccome è da lontano, non ci vedo da lontano, da vicino non c'ho bisogno, anche a volte a scuola mi gira la testa se leggo con gli occhiali da vicino, non so perché, ma appunto mi li tolgo quando devo fare qualcosa da vicino. E ok. Poi abbiamo... l'ultima cosa che abbiamo, so che questo video è stato abbastanza corto, ma ragazzi, non sapevo che video registrare. Ho registrato un video così alla svelta, lo sto registrando di lunedì e lo devo pubblicare ed editare oggi. E quindi volevo un video abbastanza carino, ma come si può dire, cioè veloce, svelto da pu poter pubblicare, da fare qualsiasi cosa. Comunque, ultima cosa è il mio quadernino vero e proprio. Guardate che carino. Ragazzi, questo quadernino è troppo bello. Eventualmente che dico di sbassare la voce perché registro e non si può registrare con una persona che urla così tanto e siete di prova voi. Quindi scrivete qua sotto #Gabriel smetti di urlare. Seriamente, basta perché non ce la faccio più di urla 24 ore. Con quei suoi amici e veramente penso che i suoi amici non lo sente, lui pensa che i suoi amici non lo sente, quindi invece di parlare normale come sto parlando io, parla cioè veramente no, non è possibile, quindi ragazzi scrivimi qua sotto #Gabriel smetti di urlare. Comunque, allora tornando a noi, questo appunto è il quadernino che uso ed è fatto così, qua c'è mi sembra che sia ragazzi Kevin. Non ne sono sicura, però va bene, Kevin e Bob. E qua c'è scritto takes iniziative, cioè prendi iniziative. L'interno, ragazzi, è così. Ho avuto questi stickers qua, mi sembra che sia di questo coso, ho scritto Bob, Kevin e Stuart. Allora, faccio vedere le pagine come sono. Le pagine sono così, con Bob e qua ci sono vari Minion. Ragazzi, sono troppo carine, sono azzurre. Quindi ragazzi, questo era più o meno cosa c'era nella mia borsa. So che non ci sono tante cose, ma dovete capire che sono tre cose da prendere al volo e basta, perché se no veramente non finisco mai. Inoltre a volte c'è questo qua che serve per supportare il cellulare, a volte ce lo metto dentro il mio astuccio, ma non sempre, ve lo confesso. Pollice in su, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e inoltre di seguirmi su tutti i miei social che ho cambiato, poi vi spiegherò meglio.
il perché appunto ho cambiato questi social. Appunto, perché ho cambiato questi social nel vlog di mercoledì che sto registrando oggi. Comunque, il mio Instagram è alessia_trozzi, non è più alessia_trozzi official, quindi andatemi subito a seguire, ragazzi. Ho già postato ho già fatto un post. Il mio Musical.ly è alessia_trozzi, tutto piccolo, tutto attaccato, e non è più alessia_trozzi_ii. Quindi, ragazzi, andatemi a seguire là. Inoltre, il mio Snapchat non è più alessia.trozzi, ma è alessia_trozzi. Quindi andatemi a seguire su tutti i miei social, non sono più i social che erano prima, veramente, poi il motivo lo capirete. Comunque ve lo spiegherò nel vlog. Io pubblico i video, vi ricordo che questi giorni usciranno sempre i video. Lunedì, mercoledì e venerdì usciranno sempre i video. Scusatemi se sono stata un po' assente in questi giorni e che ho avuto partite, eccetera. Comunque, nulla, vi mando un bacio. Spero che abbiate una buona giornata e ciao!